scusa nazionali che permette agli allenatori di pensare a nuove soluzioni di gioco o, perché no, perfezionare già quelle in atto. Ed è un po' quello che sta pensando Antonio Conte nella sua testa. L'avvio di stagione e il primo posto in classifica evidenziano un ottimo lavoro della formazione azzurra, che in maniera unita e compatta è riuscita finora a ottenere risultati importanti. Risultati arrivati con l'impegno di tutte le componenti, tra titolari e riserve, dando a Napoli quell'imprevedibilità persa l'anno scorso. Conte, insieme a Manna, è riuscito a comporre una squadra quasi completa in ogni reparto, con giocatori esperti e giovani di valore. Neres e Gilmour non sono certamente dei giocatori adatti a scaldare la panchina, e Conte lo sa bene. Finora la gestione dei due talenti è stata esemplare, trovando in loro quel giusto grado di compattezza e impegno, ritagliandosi spazi importanti quando subentrati a gare in corso. Contro il Palermo, ad esempio, Conte ha dato spazio al doppio play con Gilmour dal primo minuto al fianco di Lobotka. Neres finora ha colpito con i suoi numeri. In effetti, in 63 minuti giocati finora ha realizzato un gol ed è stato autore di 3 assist, non poco. E certamente Conte dovrà imparare a gestire, a ritagliargli quello spazio da protagonista che al Benfica non è riuscito a trovare, con Di Maria che lo aveva rilegato al ruolo di comparsa. Ed ecco quindi che tra Napoli e Lecce Conte potrebbe valutare nuove soluzioni tattiche, ipotizzando quindi un rilancio del 4-2-3-1 visto con il Palermo. Intanto dall'infermeria arriva anche qualche buona notizia per Conte. Meret sta migliorando e sta bruciando i tempi del piano di recupero, il tutto seguendo il percorso previsto dal medico Raffaele Canonico. Alex tornerebbe titolare molto probabilmente contro l'Empoli alla ripresa del campionato. L'infortunio l'ha costretto a saltare la convocazione con la nazionale.